quindi alla quinta ripresa. Si tratta di un cappotto fino a questo momento, un 5 a 0. Non vediamo come attribuire una ripresa di DeWitt, neppure forse la prima di parità, ma tutte le altre sono state vinte chiaramente, e dobbiamo dire che più bastano le riprese, più la superiorità di Kalambay si sta attestando, assume dimensioni e spessore più rilevanti. Ed eccoci alla sesta ripresa. Vediamo, si tratta del campionato mondiale dei pesi medi versione WBA, tra il detentore Kalambay, che difende per la terza volta il titolo mondiale. Una difesa fino a questo momento abbastanza agevole, anche se bisogna essere sempre molto prudenti nel pugilato, nello sport delle clamorose. Sorprese. Ancora vediamo che stampa il destro Kalambay. Kalambay vibra i colpi con estrema rapidità e precisione, dobbiamo dire. Ora lascia un po' l'iniziativa a DeWitt Kalambay, e l'americano viene richiamato per aver portato qualche colpo al di sotto della cintura. Nell'impegno della lotta si tratta evidentemente non di fallo intenzionale, bellissimo questo destro d'incontro, il quale però si è riproposto immediatamente l'americano. E c'è da sottolineare questo particolare: ogni volta che Kalambay viene colpito, immediatamente ristabilisce le distanze, paga immediatamente il conto con interessi salatissimi per l'americano. Ora viene centrato da un montante destro, ancora un'eccellente dimostrazione di grandissima classe da parte di Kalambay, che ora sta costruendo un'altra importantissima vittoria. Già si parla di un possibile incontro con Michael Mann, il campione dell'IDF. Qui c'è anche Bob Arum, che è il principe dei promoter mondiali. L'incontro dovrebbe svolgersi tra febbraio e marzo a Las Vegas. Adesso involontariamente Kalambay ha toccato al di sotto della cintura. Poi vediamo un'azione dell'americano che finisce addirittura fuori le corde. Ma dobbiamo dire che questo DeWitt, a dispetto dei 18 combattimenti vinti per KO, non dà neppure tanto la sensazione di disporre di un colpo molto molto forte. Si conclude anche la stessa ripresa, è in qualche modo un monologo di Kalambay, che sta navigando sicuro. Fino a questo momento vediamo Rocco Agostino. Ecco dell'Aquila, campione italiano dei pesi medi, quindi particolarmente interessato, ma ancora naturalmente immaturo per poter proiettare le sue ambizioni al di là dei confini italiani. Deve ancora migliorare, deve accrescere il suo bagaglio di conoscenze. Ecco, vediamo l'azione nella quale era quasi finito fuori le corde DeWitt, che ora in qualche modo riesce a tirare dei colpi di Kalambay. Siamo giunti alla settima ripresa, siamo così alla giro di boa. Naturalmente il punteggio è inutile sottolinearlo, a parte la prima ripresa che forse può essere data in parità, tutte le altre sono state conquistate leggermente o vistosamente da Kalambay.
Intanto lascia qualche spazio Kalambay all'americano, ma avete visto che la punizione è immediata, in questo caso con un montante ancora destro, poi ancora il destro, poi il sinistro. È un pugile che non bada molto alla difesa. Ecco, vediamo un po' Barum, appunto, che ha iniziato la sua attività da promotore di gioco sindacale. Adesso viene raggiunto, si conclude questo dramma per DeWitt, che è stato raggiunto da un sinistro destro, Barcolla, era nell'aria, KO tecnico alla settima ripresa, soluzione, era nell'aria, ormai Kalambay aveva preso il largo, lasciava di tanto in tanto qualche spazio, ma aveva preso il dominio netto. E dobbiamo dire che questa terza difesa del titolo è stata la più facile, come avevamo già. C'è anche un altro match da fare, sì. Dicevamo che era nell'aria questa soluzione, ora vediamo l'affettuoso abbraccio della moglie Rosa con il fratello. È stato un trionfo, ma dobbiamo dire che tutti i DeWitt ha posto pochissimi problemi sin dall'inizio. A Kalambay troppo più forte, troppo superiore tecnicamente e stilisticamente, colpiva come quando voleva, e l'americano era un bersaglio facilissimo, un bersaglio quasi docile, e quindi per un campione come Kalambay tutto è stato molto molto facile, molto semplice, agevole. Ed ecco, abbiamo qui Kalambay, complimenti, bravissimo. Mi pare che le cose siano state più facili di quanto fosse dato credere. Aveva in fondo perfettamente ragione il manager Galeano. Sì, aveva ragione, perché ha visto come mi sono allenato fisicamente, ero a posto, perché la pugilato lo so fare. Mi sono curato tanto. Hai fatto tutto quello che hai voluto. Sì, ho fatto tutto perché lo vedevo molto bene. I grandi sinistri suoi che ho utilizzato non mi hanno fatto proprio niente. Ma ecco, si è avuto la sensazione che non sia...